Comandante? Incrocia questi dati con tutte le località note e aggiorna la mappa. Poi chiedi un rapporto sui progressi alle squadre operative. Procedo subito. Comandante Shepard, la stavamo aspettando. Mi dia un attimo. Hadley, potresti anche raccogliere tutti i dati sul Leviatano? Mi perdoni, la mia squadra è andata a seguire i vari filoni di indagine. Io sono il dottor Garrett Brisson e questa è la Task Force Aurora. Di cosa vi occupate? Indaghiamo su leggende, dicerie, vecchie storie sui razziatori che circolavano prima che se ne conoscesse l'esistenza. Interessante, ma c'è ancora qualcuno che mette in dubbio la loro esistenza? L'Alleanza ha bisogno di informazioni sui razziatori, sui loro moventi, le loro tattiche, qualsiasi cosa da usare contro di loro. Perché hanno incaricato proprio lei? Se l'intera galassia sostiene che qualcosa non esiste, io ho l'impulso di dimostrare l'esatto contrario. Dunque le piacciono le sfide? Mi piace la verità. Pensi che nel 2148 eravamo ancora convinti di essere soli nell'universo. Non era molto tempo fa. Ma appena abbiamo sbattuto contro la realtà, la nostra storia è cambiata. Una realtà che include anche i razziatori. Anche loro hanno una storia, comandante. E insieme a essa potremmo scoprire anche i loro punti deboli. Tre anni fa mi sarebbe tornato molto utile. Sì. Se la galassia avesse prestato più attenzione alla sua sonda Protean, forse non saremmo in guerra. Ma ora, grazie alle nostre nuove scoperte, le cose possono cambiare. Hai raccolto quei dati, Hadley? No. Parla il comandante Shepard, sicurezza alle mie coordinate, subito! Non dovresti essere qui. Le tenebre sono impenetrabili. I registri di transito indicano che il suo nome è Derek Hadley. Lavora qui da qualche mese. Shepard, ho rilevato un allarme SSC lanciato a queste coordinate. Hai subito danni? Tutto ok, però potresti aiutarmi a risolvere questa faccenda, Ada. Passa al setaccio i database di questa task force. Scopriamo cosa stavano lavorando. Eseguo. Cosa? Io... Che succede? Me lo dica lei. Io... stavo raccogliendo i dati quando è arrivato. Poi... era tutto buio.
Freddo. Come se fossi distante. E poi? Non lo so. Io impugnavo una pistola. Il dottor Brisson e poi... un boato. Quando gli ha sparato? Non sono stato io. Glielo giuro. Deve credermi. Allora chi è stato a premere il grilletto? Di sicuro non sono stato io. Comandante, noto evidenti analogie con l'indottrinamento. Indottrinato? Io? E riguardo al Leviatano di cui parlava Brisson, cosa c'entra? È... una specie di creatura. Le nostre squadre operative sono sulle sue tracce. Quel manufatto l'ha trovato un nostro ricercatore, Garnot. Ha mandato un messaggio a me, se vuole... Ah! Che le prende? Desisti. Di che sta parlando? Le tenebre sono impenetrabili. Maledizione. Portalo in clinica. Forse laggiù capiranno cosa gli è successo. Agli ordini. Guarda qui, comandante. Un messaggio inviato dal dottor Brisson all'ammiraglio Hackett. Dottor Brisson, ci sono novità? Ammiraglio, riguardo al Leviatano di Dis su cui stiamo indagando, forse abbiamo scoperto qualcosa. Mi dica tutto. Circa 20 anni fa, i Batarian trovarono il cadavere di un razziatore morto in battaglia. Poi insabbiarono tutto e ne negarono l'esistenza. A parte questo, forse dovremmo chiederci... chi o che cosa avrebbe potuto uccidere un razziatore? Esattamente. Il vero Leviatano. Indaghi più a fondo. Proseguo le sue ricerche e mi tenga aggiornato sui progressi. Segue un altro messaggio di poche settimane dopo. Ammiraglio, i razziatori sembrano interessati al Leviatano tanto quanto le mie squadre operative. Il Leviatano deve essere una sorta di predatore dominante, capace di uccidere i razziatori. E questo li ha messi in allarme. Se lo trovassimo, potremmo rovesciare le sorti della guerra. Richiedo ufficialmente l'invio di unità di supporto. Accordato. Ora questa è la nostra massima priorità, dottore. Lo trovi. Dovevamo essere noi le unità di supporto accordate. Un essere capace di uccidere un razziatore potrebbe creare grossi danni collaterali. Considerato lo stato del conflitto, tuttavia, il detto «il nemico del mio nemico è mio amico» risulta appropriato. Questo potremo dirlo solo dopo averlo trovato. L'assistente di Brisson ha accennato a un messaggio inviato da un ricercatore. Potrebbe esserci d'aiuto. Deve essere il manufatto di cui parlava l'assistente. Ed ecco il messaggio. Dottor Brisson, sono Garnot. Ti invio il manufatto che ho trovato. E a dire il vero è l'unica cosa che ho trovato. Potrò sbagliarmi, ma sono convinto che il Leviatano sia passato di qui. Ora dovrò fare 2 calcoli e spendere gli ultimi fondi per raggiungere la prossima meta. Forse posso ricostruire i movimenti del nostro ammazzarazziatori. Ti contatterò al mio arrivo. Pare che Garnot possa condurci al Leviatano, anche se non ha specificato la propria meta. Allora concentriamoci su ciò che ha detto. Pare stesse estrapolando il tragitto del Leviatano. E facendo 2 calcoli. Non viaggiava alla cieca, aveva dei dati. In notevole quantità, a giudicare da questo ufficio. Come possiamo trovare qualche indizio? Brisson e i suoi colleghi dovevano usare una mappa con un programma di ricerca per rintracciare il Leviatano. Potrebbe aiutarci a trovare Garnot. La mappa può mostrarci la meta di Garnot? No, ma determinando i dati usati da Garnot per individuare il Leviatano, forse potremmo risalire alla sua ubicazione.
Sono tutti omicidi in cui il presunto assassino non aveva un movente e mostrava chiari sintomi di amnesia. Come l'assistente di Brisson. Credi che Garneau monitorasse tutti i crimini di questo tipo? È possibile. Però dovremmo associare date e località esatte a tali crimini. Un elenco di crimini con indicazioni su date e località. Puoi filtrare quelli con una probabile amnesia dell'assassino. Aggiungo il filtro di ricerca. Puoi consultare i risultati direttamente sulla mappa. Qui Brisson, signore. Sappiamo che i razziatori cercano il Leviatano. Studiando le loro procedure di ricerca, potremmo trovarlo prima di loro. Sono dati classificati top secret, dottor Brisson. Se dovessero finire nelle mani sbagliate... Non succederà. I dati sono criptati. E le assicuro che ho molto a cuore il cifrario. Molto a cuore? Che diavolo significa? Stando al messaggio di Brisson, i dati sulle attività dei razziatori sono criptati. E diceva di avere molto a cuore il cifrario. Brisson era interessato agli avvistamenti più misteriosi. Brisson non si limitava a catalogare gli avvistamenti. Cercava di estrapolare un tragitto. Forse lo stesso che ora Garneau sta seguendo. Ida, puoi aggiungere un filtro di ricerca che include sistemi lungo questo tragitto? Aggiungo questo parametro alla mappa galattica. Che sia un frammento di meteorite. Per lui doveva essere un oggetto di grande rilevanza. Suggerisco di analizzarlo più da vicino. Un campione di meteorite, con tracce di elemento zero. Potrebbe interessare al Leviatano? L'elemento zero non si consuma durante i viaggi iperluce, ma decade dopo alcuni secoli di uso continuato. Se è abbastanza antico, anche il Leviatano ha bisogno di rifornirsi. Ok, puoi impostarmi un filtro di ricerca basato sui giacimenti di elemento zero? Aggiungo subito il filtro. Sembrano dati sui Rakni. Sembrano dati sui Rakni. 7 marzo 2186. Mi sto occupando dei Rakni. Le loro attività durante la guerra dei Rakni suggeriscono un'influenza esterna. Ma le date non coincidono. E i Rakni non avevano innesti dei razziatori. E se il Leviatano intendesse usare i Rakni contro i razziatori? Che ne pensi, Ida? È possibile che la squadra di Brisson stesse usando i dati sui Rakni per localizzare il Leviatano? Prima abbiamo trovato un datapad con informazioni sui Rakni. Potrebbe essere utile. Dati sui Rakni. Puoi aggiungere un filtro in base a questi avvistamenti? Lo aggiungo subito. Diane Brisson, anni 9. I registri indicano che ora Anne ha 28 anni. Lavora per l'Alleanza. Brisson diceva di avere molto a cuore il cifrario. Quasi fosse una persona cara.
Ipotesi suggestiva, ma non rilevo alcuna traccia del cifrario in questa opera. La Sovereign, l'avanguardia della nostra distruzione. Non ti è andata granché bene, eh? Un'altra opera giovanile di Anne Brisson. Un momento. Ah, ma guarda un po'. Posso impiegare questi numeri per elaborare un cifrario? Perfetto. Torniamo al datapad che abbiamo trovato prima.